pensi che il progetto politico, parliamo di parole altisonanti, lo condividi, allora vai ora e voti ora. Se tu invece crei questo meccanismo, che poi è determinato dall'ipotesi del rimpasto, e qui abbiamo è uno scambio in un modo o nell'altro, cioè non è che lo puoi chiamare in maniera diversa. No, perché ci sono delle cose un po' particolari, no? Di Stefano, la Binetti, ministro della famiglia al posto della Bonetti, con questa fantasia, diciamo, sulle vocali particolarmente accentuata. E tra l'altro la Binetti... Ma ieri proprio la Binetti ha votato contro. È perché adesso c'è il succo istituzionale. E perché adesso tornerà. Non lo so se tornerà o meno, però è chiaro che se tu devi allargare la maggioranza, su che cosa l'allarghi? Io non amo però, scusatemi, l'inversione dal mio punto di vista modestissimo della realtà. Cioè nel caso dei responsabili di cui parlate voi quasi in modo nobile, io mi ricordo il Berlusconi IV, dove c'era tra l'altro anche la ministra Meloni, che oggi parla di SUC, quando in realtà lei faceva parte di quel governo che venne sostenuto da Razzi, che solo venne che ieri in quelle due signore là ce li poi Razzi pascolavano al Senato. Però fatemi argomentare, altrimenti non ci capiamo. Sì, però fatemi argomentare, altrimenti non ci capiamo. Sto dicendo, nel governo Berlusconi IV, ripeto, dove c'era la Meloni ministro e Bossi, quindi la Lega coproprietari della maggioranza, lì Berlusconi, anziché fare come Conte, ovvero parlamentarizzare subito la crisi e affrontare il fantasma delle sue dimissioni in aula subito, come è giusto fare, si prese un mese intero proprio per fare un mercato delle vacche di un mese, un succo vero e proprio. Lo dici? Quindi la risposta a Minzolini, è proprio quella. Non è istituzionalizzare. E come no? Tu dici, noi abbiamo questa maggioranza, la devo allargare, mi do un mese per trattare con gli altri. È evidente, no? Camere. Tu lo istituzionalizzi portando la crisi alle Camere, non stando un mese a discutere dietro le quinte, allora, per poi avere il mercato chiuso e arrivare alla Camera.